Amiche e amici di Super J, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Civitelle di Agnone, provincia di Isernia. Lorenzo Mazzaufo alla voce, coadiuvato da Fabio Fedeli, per quanto riguarda le riprese, turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Si affrontano l'Isernia da una parte e il Città di Teramo 1913 dall'altra. Prende la rincorsa Pierantonio, prova a servire Galesio di testa che prolunga e c'è il gol del Teramo con il numero 19 Pavone al 26esimo minuto del primo tempo. La sblocca il Teramo con Pavone. Ercolano, Isernia che cerca spesso l'azione sulla fascia sinistra, Mema mette in mezzo, attenzione qui al tiro del capitano Facundo Cascio, pallone alto. Menna qui molto bravo, recupera Esposito. Attenzione qui a Degidio, che è partito, Degidio, Maresca, buonissimo con l'intervento. Tra pochissimo si comincerà con i secondi 45 minuti che cominciano proprio in questo esatto momento. Battuta con il mancino, sorvola tutta l'area di rigore, brivido per l'Isernia con il colpo di testa di Brugarello che finisce fuori. Stoppa il pallone, poi va sul sinistro morbido il cross e poi Esposito si mangia letteralmente il gol da pochissimi passi. Recupero da parte di Baumwollspinner, San Severino cerca di accentrarsi, passaggio per Pavone, Esposito, manovra sempre del Teramo, il cross all'interno dell'area, qui rischia tantissimo l'Isernia con un possibile autogol da parte di Pellegrini. Pronto Pietrantonio ad effettuare appunto la rimessa, la palla per Nuanturè. Ancora Pietrantonio con il mancino, buono il pallone, pallone sulla traversa e poi c'è il gol del Teramo, raddoppio di Pavone con il tap-in vincente al 32esimo minuto, il raddoppio dei biancorossi, segna sempre lui, Pavone. Turè, la zona destra del campo, aspetta Mema, Turè con il cross, liscio da parte del giocatore dell'Isernia, si trattava di Antinucci. Poi Pietrantonio con il mancino, che tiro, pallone che termina di pochissimo fuori. Pronto Baumwollspinner a battere il corner, ma non c'è tempo, finisce qui allo stadio Civitelle di Agnone. Il Teramo batte 2-0 l'Isernia con la doppietta realizzata da Pavone e accede al turno successivo, al primo turno della Coppa Italia di Serie D.